tra un po' si sposerà con il suo sì. Giovanni Terzi. Perché ha sentito il desiderio di risposarsi? È una cosa che secondo me ci aiuta e poi devo dire che aiuta anche molto, nel senso che dal punto di vista giuridico ci aiutiamo, andiamo verso un'età. Che romanticismo. No, è un romanticismo, ma anche cioè, romantica, ma anche giuridicamente importante. Sì, no? Certo. Sì, con Simona Ventura. Lei ha vissuto la fine del suo precedente matrimonio in modo molto mediatico, no? Suo malgrado. Sì, comunque, mio malgrado. Tutta la vicenda dei tradimenti, ma anche il legame con Giorgio Cori, sempre tutto un po' in piazza. Adesso lei non aveva voglia, diciamo, di vivere in una dimensione più privata, più intima, lo dico rispetto all'annuncio a Ballando? Ma non l'ho fatto io, l'ha fatto Giovanni. Ha fatto lui. E devo dire, ne sono stata molto felice. Rispetto al passato, non ho mai voluto, diciamo, che andasse tutto in piazza, avrei voluto una cosa un pochino più discreta. Sì, 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 assolutamente. E non teme adesso, ecco, l'annuncio per esempio l'ha scelto Giovanni, ma in generale comunque voi nei programmi andate insieme, eccetera, sì. C'è una dimensione di coppia mediatica, esiste. Non ha paura dei rischi che questo comporta? No, è la prima volta che io condivido anche il lavoro con una persona che mi sta a fianco. Sono molto cambiata in questo senso e mi piace il fatto della nostra vita anche mediatica insieme. Si piace fisicamente? No, io non mi guardo mai allo specchio, non riguardo le mie trasmissioni, questa è la verità, perché non mi piaccio mai in verità. Ma è sempre stato così? Sì. Mamma mia, trovate sempre queste cose da cosciona. Bene. Ma come, sono bellissima, che cosciona. Bellissima. C'è sempre sta cosciona così. Ma perché l'avete vicino? Vabbè, non è che mi sono sempre piaciuta tanto. Lei negli anni ha scatenato un po' tutto il mondo fetish, no? I piedi, i tacchi a spillo, le scollature. Le piace essere considerata un sex symbol? Mio malgrado, non lo sono mai voluta essere, in verità, perché comunque sono cresciuta un po' come maschio mancato. Ma non le piace? Perché ho puntato sempre sulla simpatia. Sì, e lei si sente sexy? No. No? No, mai. Dipende dai momenti, poi con chi. Certo, però uno è sensuale o non lo è, no? Al di là del momento. Sì, ma non lo sono mai voluto essere. Questo, cioè, non ci gioca, mi dice. No, nel senso ci gioco, forse è un gioco, ma non ho mai voluto essere sensuale. Non è nelle mie priorità. Dopo i 50 anni devi scegliere tra la faccia e il sedere. Ho scelto la faccia, ovviamente, e confermiamo la scelta. Ma non lo so, dopo questa cosa della faccia... Forse ci dobbiamo concentrare più... Beh, dopo Ballando, insomma, mi sono un po' rinfrancata tutta, quindi... E quindi ci occupiamo 7, di entrambi. 7-8 ore di allenamento al giorno. No, scelgo sempre la faccia.